In quel tempo il profeta Emanuele vagava alla ricerca di ricette. E vide il prode Esaù mentre faceva i panini. Esaù. Vabbè. Poi a quel tempo il maestro, che era un po' deperito di 2-3 grammi, perché lo mangiava da ben 2 minuti, aveva molta fame. Chi è il maestro? Tu, falegname, come di Gesù Cristo in memoria. Il buon. E quindi si trovò col prode Esaù e gli disse: oh Esaù, ma tase mummungioni se pischi. Di volta sagali con arroghe. E lui è asco su maestro, sta portavo, non se si prende di ammazza due e di conosci di. Morale della favola è che Emanuele è cicciottello. Salve cari amici. Salve cari amici, mi trovo qui con Gigi, ma non solo. Siamo stipati all'interno di una autovettura cargo bestiame di marca Renault, di proprietà di Sulis Emanuele. Dove ci stiamo dirigendo, Sergio? Non ricordo dove stiamo andando. Ah, Uri. Uri, ricordiamo a tutti che si trova in provincia. Uri. Uri, nulla, nulla, unità. Siamo arrivati e stiamo salendo sopra il palco. Siamo dei VIP, delle star. Ciao Tore, tutto a posto. Quindi c'è una grande responsabilità da parte nostra. Abbiamo la finale di Champions. E abbiamo un appassionato di calcio qua, ragazzi. Ragazzi, calcio, potassio, di tutto, ragazzi, tutto. Gigi, ma parlaci della geologia locale. E guarda quella di Sassari. Vedi la puntata precedente. Questo alle mie spalle è uno schermo nel quale verrà trasmessa la partita. Gigi, guarda come siamo belli baciati dal sole. Baciamoci. Un bel tramonto, tra l'altro. Adesso glielo facciamo vedere un secondo di, dai, di un valle secondo di sole. Di valle al tramonto. Eccola qua. Vi è piaciuta? Bellina. Bot, cosa stai per fare? Il nostro videomaker di fiducia, nonché il nostro tasserista, mi ha detto di comunicarvi che sto per effettuare il sound check. Bravo Bot, un applauso. Montato. Bot, cosa abbiamo da dire riguardo a questo soundcheck che abbiamo appena effettuato? Gigi, cosa hai da dire su questo bellissimo soundcheck? È stato bello, però mi sembrava suonare da solo in cameretta perché non vedevo nessuno. Che bello, sì. E ci sono dei muri. Guarda, la spiegazione di tutto questo è la faccia di Sergio. Cosa ha chiesto Andrea? Com'è andato il soundcheck? Sì. Fagli vedere il palco che capiscano bene cosa intendi con muri. Con muri intendo, cioè, delle barriere architettoniche praticamente. No, li tolgono. E poi qua è pieno di sportivi, una cosa. Uniti nel cuore. Ma divisi nel palco. Ma molto divisi. In mezzo davanti alla difesa gioca Casemiro. Centro sinistra, cross. Marcelo. Molto sulle fasce per andare sicuramente sopra la numerica in capita campi. Come dicevi tutti, stanno andando abbastanza. Stanno giocando la partita. Nel mega schermo la stanno trasmettendo. E la Juve ha appena preso il terzo gol. Benissimo. Quindi abbiamo mangiato nel frattempo. C'è freddo, quindi io sono entrato in macchina per cambiarmi. Giustamente, posso documentare pochissimo perché lì c'è un casino. Partita finita e la Juve ha perso. Mi dispiace per tutti gli juventini che ci stanno seguendo, però adesso noi suoniamo. Tanti auguri a te, ciao ragazzi!
Sì! È il compleanno di Maria Paola! Sì! Auguri Maria Paola! Al bed and breakfast di Giovanni. È molto tardi e stiamo andando a dormire. Manu sta facendo il social. Il rumore che sentite è Sergio che si occupa della sua generale. E vi saluta sicuramente. Comunque ci vediamo domani. Eccoci qua, buongiorno. Siamo molto freschi, vero Manu? Cosa ne dici di questa freschezza di oggi? Di questo... In realtà non c'è tanta freschezza. Cioè, mi sento tipo la pelle... Caldo. La pelle che si squama. Esatto, dall'umido di ieri dall'umido sera. Dall'umido di ieri, sì. Quest'anno passano a ritirare invece il vetro e il secco come mattina. Adesso ricarichiamo la macchina, si parte verso il primo bar, mangiamo tipo l'Atalanta e poi verso Cagliari. Siamo all'interno di un'autovettura di proprietà di Sulis Emanuele. Sì, è sempre quella per fortuna. Sì! Siamo qui riuniti non per celebrare la messa o la parabola del buon samaritano umano, ma per finire degnamente questa avventura che si protrae ormai da giorni. E quindi vi salutiamo, vi invitiamo a seguire la nostra pagina su Facebook, il nostro canale su YouTube. E quindi alla prossima.